perché la Fondazione Provincia ci ha dato 130.000 euro, che per me sono stati molto preziosi, certo, però non ce li hanno dati, dobbiamo tentare di contare, eccetera. Ma la cosa che voglio sottolineare, e l'ho detto ai miei amici della Provincia Sicilia, ho detto qui, o mi date da fare, o la Puglia già vi sta dando 10 a 0, perché oltre a un sistema molto agile, in cui i tempi vengono rispettati, una cosa che penso nessuno può considerare come un elogio così un po' ipocrita, ma in questa struttura noi abbiamo incontrato e continuiamo a incontrare, stamattina ho telefonato probabilmente una richiesta di informazione, persone giovani, competenti e come dire, un esempio di capo. Quindi grazie alla Puglia che ci ha convinto, se no non saremmo qui. Una volta arrivati qui la Puglia è grande, dobbiamo ringraziare il nostro amico Michele Schuma che ha invitato prima me come regista e poi con Ilaria come regista al suo bel festival a Monopoli. E allora aspetto, con una visita Monopoli, noi abbiamo visitato Monopoli, abbiamo visitato anche i dintorni, per cui a Monopoli ci vediamo alcune scene, ma senza Michele che ci attirava in questa parte della Sicilia, della Puglia, scusate. La Puglia penso sia tutta bella. Conversano, ci ha fatto conoscere il sindaco e gli assessori e veramente conversano, se non ho difficoltà ad ammetterlo, con Emiliano Monopoli, già la conoscevamo, conversano purtroppo no, e abbiamo provato, la regista ha provato, un sacco di posti bene. Quindi alto ringraziamento al sindaco, agli assessori e a Giovanni Contento che ci ha presentato tutte queste persone. Dobbiamo ringraziare anche, faccio brevemente, il sindaco di Polignano, di Ricovitto, e l'assessora, a parte Paolo, la Milena, che anche se alla fine ci diamo quasi niente a Polignano, però ci hanno aperto tutte le porte. Noi sappiamo che la gente va spesso a Polignano e invece questa volta potevamo anche andare a Polignano, però per ragioni che dipende dalla regista, siamo stati più a Conversano che a Monopoli. Ma grazie anche a loro perché ci hanno aperto tutte le porte. Infine, scusate questa lista, ma la devo fare, la nostra gratitudine è sincera perché il nostro figlio piccolo, indipendente e senza l'aiuto di tanti non saremmo arrivati fin qui. Quindi devo ringraziare i nostri sponsor, la Masseria Santa Teresa di Monopoli, con il nostro quartier generale, con una campagna di... Pochissimi minuti, sono contenta di averti ascoltato, perché quando si gira un film il regime è delle difficoltà. Quindi siete stati così ben accolti, vuol dire che state dando altrettanta gentilezza e possibilità al territorio. Questo, diciamo, l'esperienza ce l'ha insegnato assolutamente. Questa è una terra in cui anche a Bello, a Cina, a Mesanina, lo dicevo, c'è la differenza tra Roma e la Puglia, perché Roma, diciamo, ha da decenni i paesetti di rispetto compassivo, quindi qui è una bella sorpresa. Una bella occasione per crescere qui al tavolo, ci sono anche degli attori pugliesi, dei giovani attori, scelti da Guendalina, e per noi anche questo è motivo di orgoglio per crescere i nostri talenti. Una cosa che è soprattutto di questo critico mi piace tantissimo è il romanista con Francesca a confermare quel senso di girare, di giornalità. È il tipo di storia che noi ci aspettiamo, anche noi leggiamo tantissime storie, quando arriva una storia come questa, siamo contenti di essere in una comincia che può mettere direttamente a disposizione. Il tema è molto importante e questo senso di noi San Francesco cerca benissimo quello che significa per una famiglia avere una disabilità e quindi diventare tutti insieme, come dire, quella disabilità, perché si cambia, si cresce quando c'è un portatore di disabilità in famiglia, nel gruppo di amici, si diventa speciali alla stessa maniera e vi parlo per esperienza diretta, quindi è una sensazione bellissima ed è bellissimo che un tema come questo venga portato al cinema. E proprio quest'anno abbiamo tirato due edizioni di Cinetica, una rassegna tutta dedicata al cinema della disabilità, e vi dico che è importantissimo che il cinema raccolga, avvicini con quella grande capacità e possibilità del cinema che è l'empatia, di mettersi dalla parte di mettersi insieme, di diventare appunto così importante
me rappresentavano i personaggi del mio film. E io sono al secondo film, quindi insomma sono per me è bellissimo essere riuscita ad arrivare alle riprese dopo tantissimo tempo, che da quando l'avevamo scritto è molto difficile insomma trovare soldi, quindi quando diciamo che non è soltanto una questione di soldi, ma in realtà il cinema è un mestiere molto costoso, è un giocattolo, come dice mia mamma, è certo un giocattolino economico, insomma. E quindi anche se uno, se si possono fare anche tanti lavori anche con pochi soldi, insomma è importante anche avere le idee, però se non c'è una forza economica, insomma rimaniamo tutti nella propria stanza. Quindi siccome tutto il nostro progetto, già da 3 anni fa eravamo arrivati finalisti al premio Solina, per noi da lì abbiamo sperato che qualcosa si muovesse, e invece è stato molto molto duro ugualmente. Invece il primo vero passo, e poi come al solito da un primo passo nasce tutto, è stato proprio con voi, veramente, quindi questo per me riparrà sempre impresso. E anche mi ricordo quando venne a parlare con Marcella De Becchio, che gli dissi, lei dice, ma cosa avete chiuso? Per favore, fate un ultimo passo, perché dicevo, sono tutto certo, se nessuno inizia a darci fiducia, e quindi io sono felicissima. Poi spero di fare un bellissimo film, ci credo tantissimo, i miei attori sono bravissimi, ogni giorno sono sempre più felice, e siamo stupiti, e dico un po' una parola così, abbiamo fatto una scommessa, io avrei detto, chi è il primo che ci manderà a quel paese? Nel senso di Dio, vediamo di tutto e di più, e poi invece, e diciamo, ora già abbiamo esagerato, ora ci mandano a quel paese, e invece no, sempre col sorriso, quindi è una cosa meravigliosa, la prima settimana è andata, è iniziata la seconda, siamo in perfetto... Sì, ecco. Elena un po' fredda, ma noi cerchiamo di riscaldarla, perché abbiamo dei colori. E insomma, basta, sono molto felice. Prima di passare la parola ai protagonisti, due parole al sindaco di Conversano, che è il padrone di casa, che sembra l'uomo. Solo per portare il saluto della città, per dire che è un grande onore, un grande piacere averti qua, e sono orgoglioso del fatto di aver scelto Conversano, Vendalina, Aurelio, e quindi di averti dato l'opportunità di avere questo meraviglioso cast qui nella nostra città. Sono orgoglioso anche di aver dato un minimo contributo, nel senso, di questa scelta. Ho cercato in tutti i modi di farvi innamorare di Conversano, e spero che la nostra ospitalità sia sempre quella giusta e sia adeguata, anzi nei prossimi giorni mi auguro di poter mettere a disposizione, anzi tutta la città è a vostra disposizione per tutto quello che vorrete, perché ci piace tanto il cinema, ci piace tanto il vostro progetto, il progetto che avete appunto che proiettato nel sociale, grazie a tutti, davvero, perché la Puglia sta scommettendo sul cinema, sta scommettendo anche sul teatro, devo dire, la nostra città ritengo che si stia integrando in questo movimento culturale, sta nascendo anche nella nostra città diverse compagnie, ragazzi che hanno voglia di fare gli attori, c'è un movimento culturale in crescita nella nostra regione e devo dire con orgoglio nella città di Conversano, quindi la vostra venuta qui e le vostre riprese qui senz'altro ci danno un aiuto, un contributo in questa direzione, nella crescita di questo movimento. Quindi grazie ancora, siamo curiosi tra l'altro di vederlo questo film, aspetteremo poi, ma però siamo a vostro fianco nell'entusiasmo e nella scommessa che fate. Grazie. 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 Francesco del nostro film e Gabriele Pianito, che è Stefano, il suo migliore amico.
ecco. Sono Max. Poi abbiamo naturalmente Marina Lepano, che è unica. Cioè, bisogna fare un backstage mentre ti fa. Cioè, non è la tua pubblicità, quello che ha fatto ieri. No, ti prego, non puoi dire. No, non puoi dire. No. È unica. Cioè, in realtà è super quello che fa. Siamo innamorati. Poi abbiamo Paolo Sassanelli, che è anche lui veramente, mi fa schiantare. Paolo Sassanelli dice, facciamo un prova di recitazione, viene senza il copione, io dico, vabbè, però niente, mi dice tutto, cioè è un fenomeno. E poi abbiamo un'altra ragazza di qui, che si chiama Diletta Acquaviva, che è di qui vicino, sempre pugliese, che farà la sua fidanzata. E poi io ho scelto mia figlia per fare la fidanzata di lui, quindi, che si chiama Gelsomina Pastucci. Questo è il nostro tempo. Allora, i figli sono fatti di cuore. I figli sono fatti di cuore. Quella che è più sotto. No, lei è fortunata, può recitare il romano. Cosa che io. Ecco, esatto. No. Allora, io ringrazio tutta la vita Guendalina per questa occasione bellissima che mi ha dato di far parte di questo progetto molto bello. Ci tengo a ricordare, lei prima l'ha detto un po' così, non lo sa, e invece è importante ricordare che questa sceneggiatura fu finalista al Premio Solinas 3 anni fa, nel 2010, ricordate tutti questa data, poi no, perché insomma. E quindi quando ve la proposi chiaramente trovai che il tema fosse molto molto interessante, mai visto, mai affrontato, e io sono sempre molto sensibile alle temi della disabilità, perché così come diceva poc'anzi, tutti noi siamo disabili, no? Siamo sordi, siamo ciechi, siamo muti, ci mancano gli altri, molto spesso nella nostra vita, anche se pensiamo di vederci benissimo, di sentirci benissimo. E quindi qual è la vera disabilità è sempre un tema interessante da raccontare. E in questo caso poi però qua manca Eleonora, forse sarebbe importante. Assolutamente, Eleonora, sì, Eleonora è una ragazza di Bari che ci sta aiutando tantissimo, una ragazza in realtà una donna, nel senso che ha 41 anni, però insomma la dolcezza di Eleonora è infinita. Eleonora ha la stessa disabilità di Francesco nel nostro film, non ha le braccia, ha aiutato moltissimo Mauro nella preparazione del personaggio, anche a noi viene su sette le giornate in cui Mauro semmai farà delle cose, lei ci darà un po' la confettura sui piedi, perché quando nasci con questa disabilità praticamente hai un'abilità nei piedi quasi come le nostre mani, che riesce veramente a modificare la forma dei piedi, quindi loro, Eleonora è scatenata, viene da Bari, viene con la macchina, guida come una matta, velocissima, fa tutto da sola, è una persona veramente indipendente e ha veramente trasmesso ancora di più. Io quando l'ho conosciuta, avevo prima scritto la storia e poi ho conosciuto lei, veramente ho avuto la sensazione di dire che fortuna di aver questa idea, perché ho conosciuto delle persone così belle, come Eleonora, come altri che ci hanno aiutato, di associazioni di lavoratrici, di altari, di disabilità. In questi 3 anni di lavoro ho conosciuto delle persone meravigliose, veramente, veramente uno dice, la disabilità dove sta? Sì, sì, no, lei è veramente impressionante. Sì, sì, sì. E poi è molto carina perché chiaramente siamo tutti un po' curiosi, no? Perché è veramente abbastanza raro, una ragazza totalmente priva che fa con i piedi tutto come se fosse una danzatrice. Sì, sì, come si muore. Ecco, e quindi delle volte anche siamo un po', io almeno sono stata anche un po' impertinente, ho detto ma ti dispiace, allora lei è molto disposta, sì, guarda che mi mette gli occhiali, come fa, tutto, molto bello. Vabbè, questo sembrava giusto citare Eleonora perché è una parte fondamentale qui per noi. Ecco, la cosa più difficile per me, personaggio, è avere una regista di Firenze come me e doverla fare in pugliese. No, mi lascio immaginare la difficoltà. Per fortuna ho dei coach favolosi e poi Vincenzo il fonico che mi dice fa meno, che sennò come una macchietta. E allora faccio meno e comunque sembra sempre una scena. Perché anche le cose più serie. No, finché facciamo una cosa di commedia, così mi
viene abbastanza bene. E poi vabbè, loro lo sanno ormai, ci sangrano le orecchie, tutto il rapporto sempre, ma io ho avuto la mia professoressa storica di italiano al liceo, che era di Bari, che è di Bari, perché quella con tutto il suo 40 anni che sta a Roma, sempre barese. E io sono cresciuta con lei che ci citava Dante a memoria, e quindi era un mosco che per la città del fuoco, vivo tempai, l'hanno messo. Cioè, perché senti, vedi? Perché Farinata ha dato, riconosce l'accento come il tuo, capito? Un po' il barese, ti guarda. Ma il barese, barese, toscano era, o mosco. E io, guarda, fate tu parlare con il primo d'altre, parla barese. Perché sei, ecco, è un piccolo aneddoto, perché è dai tempi del liceo che mi sto allenando a fare questo film. La sostanza. E no, sono veramente onorata di fare, spero di farlo. Non ve ne abbiate se ho fatto malissimo, ce l'ho messa tutta, e comunque cerco di mettere sempre un po' di quel cuore che metto in tutti i personaggi che faccio, sperando appunto di portare un piccolo contributo a questo piccolo gioiello di film. E poi ci sono anche i giovani che sono i protagonisti, basta, noi siamo. Luigi, prima dei giovani, vuol dire qualcosa? Luigi più che altro è stato preso ieri sera a Roma, portato qui notte nera. Stamattina è svegliato prestissimo, però invece per la pioggia è girato più tardi. Penso che non sa più dove è. Sei di essere in Puglia, ma l'abbiamo proprio parlato. Sono di essere in Puglia con gli occhi pieni del viaggio della Puglia e dei patriarchi. Però a me in questi giorni siete stati in Valdadia, più che altro. Vabbè, ma io in Valdadia non si trovo. Pure abbiamo preso prima, c'era una pisana, quale vuoi? È quella con la cannella, il ben brulé, perché il vero. Vabbè. Sono purtroppo in passaggio su questo film e ho un po' il rammarico di essere passato, perché la giornata di oggi è stata ferocemente occupata. Però mi piacerebbe avere altro, purtroppo ho già visto. Diciamo che siccome abbiamo 4 settimane per fare un film, questi attori in un giorno praticamente fanno tutte le loro scene come dei matti, però sono molto molto bene. Ma io devo dire, mi ha colpito quello che ha detto la signora quando ha parlato della disponibilità della Commissione Comunista. Questo vuol dire che investire in cultura non è una palla, come dicono, come dicevano quelli Tremonti per non fare nulla, capito? Dice, quasi metto mano alla pistola quando sento parlare di questo. Non è così. Forse la Puglia riesce a dimostrare, anche il Piemonte per la città, anche la Commissione del Piemonte per la città. Che quando investi un euro in cultura probabilmente non solo non lo perdi, ma ne produci 3. Grosso modo. Anche se mi ha complicato. Insomma, io ho voluto essere, come dire, cauto, perché non sono economista, lei sa le cose meglio di quanto le possa sapere. Ma mi sembra un argomento fondamentale per il nostro vivere, soprattutto in questi tempi sociali. Ma perdonare, insomma, mi sembrava indispensabile la loro sala. Allora, ora deve parlare Francesco parla o in pugliese o in italiano, sai che a noi ci piace tanto parlare in pugliese, è fantastico. E poi te? Non in tedesco, per favore. Sentiti a casa. Allora, io vorrei iniziare dicendo grazie a Aurelio e Contalina che mi ha dato questa possibilità, anche il coraggio di investire su un giovane sorgente. Grazie. E ecco, questa è la mia prima conferenza stampa, quindi concedetemi l'imbarazzo. Fai bene. Ecco. E questo soggetto, questo film è stato per me molto, diciamo, di prima acchito, molto forte. E per la sfida che veniva fuori da questo personaggio francese, di cui noi siamo abituati con due braccia a pensare e a vivere l'amore e tutto quello che concerne il mondo in totale normalità. Ecco, invece poi ci troviamo mai invece di
disabili, non hanno le braccia, come il caso di Francesco, come vivono l'amore? Loro hanno diritto all'amore come una relazione normale? Questa è una domanda che mi ha molto spostato. E la sfida è quella lì, cioè restituire questa sincerità a me, Mauro, con le braccia, con Francesco che non ha queste braccia. Quindi anche Francesco ha la possibilità e la speranza di dare e ricevere amore alla stessa maniera di un ragazzo con braccia. Quindi questo momento di sincerità per me è molto forte. Un momento di riflessione molto forte per quanto riguarda questo Francesco. Dovrebbe esserci in noi questa speranza, questa vitalità, questa voglia di amare, spazio amare, senza dare per scontato, perché l'amore non è mai scontato. Quindi ho dovuto fare da prima impari la lezione. L'ho insegnato io. Poi dopodiché allora togli il Foggiano e poi arrivi a Conversano che impari la lezione. Quindi insomma, perché voi pugliesi sapete bene che è un po' un... Però per fortuna mi è capito il Trentino, perché veramente sarebbe stato un po' di... Pure quello che ho fatto, Trentino ha fatto. Allora, Riccardo, così. Nel caso ti danno come costa. Grazie di altro, al sul toscano e romano. Per il resto ho capito. Nulla, io anche per me è un debutto cinematografico e sono veramente molto felice di debuttare con un ruolo del genere, è un ruolo che è legato alla mia terra. Quindi per me debuttare con un ruolo di un ragazzo pugliese è veramente mi commuove solo questo. E il mio ruolo è Stefano, è il più caro amico di Francesco, e io e lui abbiamo proprio un rapporto, si può dire, più che fratelli, cioè siamo due cose che però è come se fossero l'unica cosa, no? L'unica persona, veramente come se veramente un vero e proprio rapporto di coppia. E, si potrebbe dire... Però lui l'ha scatenato. Sì, io sono... Sì, si potrebbe dire... Sì, però sai che c'è pensato a trovare papà. Cioè, nel senso, si potrebbe dire che io sono le sue braccia. Però poi alla fine, se, visto che noi comunque stiamo raccontando l'indipendenza di Francesco, no? Quindi io sono rimasto molto... Anch'io, prima di conoscere Leonora, la ragazza nata con me in Cabari, credo che io fossi le braccia di Francesco. Però poi quando ho conosciuto Leonora, che ha aiutato Mauro, ma è servito anche molto a me conoscerla e assisterla, ho capito che fondamentalmente Leonora, cioè ti senti un po' inutile di fronte a Leonora, perché Leonora usa i piedi come se fossero mani. Allora tu dici, tu hai le mani e i piedi, e però non usi i piedi come usa i piedi Leonora. Cioè dici, allora no? Dovrei sapere. Cioè quindi fondamentalmente... raccontiamo l'indipendenza di Francesco, l'indipendenza nel fisico, poi sicuramente c'è una dipendenza emotiva che sia da parte sua che da parte mia nei confronti l'uno dell'altro. Io sono un po' il contrappunto nella vita di Francesco. Nel momento in cui Francesco è triste o comunque io è come se fosse se fossi chiuso parlante, no? Sono un po' il rompiscatole nella vita di Francesco, ma rompiscatole sugli interni. E spero di restituire questo valore dell'amicizia che c'è tra Francesco e Stefano. E, insomma, per adesso mi sto molto ben trattando qui in culo. Mi sono innamorato di Conversano, ma Conversano che cosa? Allora, siamo qui da 3 giorni e abbiamo già fatto amicizia con un sacco di persone. Io sono andato al cinema Norma, abbiamo fatto amicizia con la birreria. No, veramente. Vorrei trasferirmi dopo 5 anni a Roma. Sono molto concentrato sul film. Siamo molto concentrati. No, io non ho concentrato. La verità. Però la verità. Allora, in masseria eravamo molto concentrati, perché in masseria eravamo noi, la masseria e la campagna. Qui invece siamo io e lui in questo albergo bellissimo, in nel centro storico di Conversano.
E quindi praticamente diciamo che rimane. Sì, poi abbiamo anche la spa, capito? Quindi meraviglia delle meraviglie. Vabbè, questo. No, quello che è bello del personaggio, aggiungo io una cosa che mi ha colpito a me del personaggio di Stefano, che è molto molto carina, ed è uno dei punti di forza di questa sceneggiatura, che non è mai melenco, non è mai melodrammatica, è sempre molto leggera, no? Quindi l'argomento così importante, così profondo, viene trattato con una grazia e con una leggerezza straordinaria, molto attraverso il personaggio di Stefano, che tratta l'amico esattamente come se di braccio ne avesse 12, cioè non se ne frega per niente del fatto che lui sia, tra virgolette, disabile, lo trova perfettamente abile, quindi lo tratta in questo modo, è abituato a lui.